Mappi abbiamo visto una nocerina che ha risultato forse il miglior tempo, il miglior primo tempo casalingo della stagione, una squadra che non si è risparmiata mai, ha corso tantissimo, soprattutto abbiamo visto più dinamicità a centrocampo con l'ingresso di Vecchione. C'è qualcosa però che non le è piaciuto in questa gara? No, assolutamente. Mi è piaciuto tutto. Tutto mi è piaciuto, anche la voglia di portare a casa il risultato, perché ripeto, come vi ho detto sabato, questa è una squadra molto temuta da parte mia, perché la conosco, l'ho affrontata i 2 anni passati, è una squadra che può metterti anche in difficoltà e siamo partiti un po' sempre paurosi e timorosi e loro hanno rischiato anche di farci gol nei primi minuti. Poi abbiamo preso le misure, abbiamo creato anche occasioni da gol, l'abbiamo sbagliato, è stato bravo il loro portiere, però lo spirito è quello giusto. Ho visto di nuovo una squadra con tantissimo entusiasmo anche nel secondo tempo. Ringrazio quelli che sono entrati, perché sono entrati nella maniera giusta, con il piglio giusto, e veramente voglio fare un plauso anche a Mariano 2005, che è entrato a sostituire Castra, una partita molto tesa e con risultato in bilico fino alla fine, ma ha dimostrato veramente un grandissimo carattere. È un momento particolare, il momento del calciomercato è sempre un momento particolare per un allenatore. C'è qualche cosa che frulla nella testa nella preparazione della partita, anche perché noi abbiamo visto che negli ultimi 2 giorni probabilmente lei ha preparato la squadra con determinati calciatori, per cui ha già delineato un percorso e la difficoltà in che cosa consiste preparare una partita, quando io lo chiamo un periodo dalle porte girevoli, per questo è un periodo dalle porte girevoli. No, no, domanda intelligente, la ringrazio. Sì, è stata una settimana molto particolare, ma non solo una settimana, ma anche una quindicina di giorni particolare, perché è normale che in una squadra c'è sempre lo scontento, c'è quello che non gioca e allora che cosa vede? Vede uno spiraglio in un'altra squadra, però io dalla mia esperienza, se non gioco qui, in questo momento vado da un'altra parte, io non ho mai trovato nessuna squadra che mi ha garantito il posto, anzi cominciavo sempre in panchina per poi conquistarmi il posto, e me lo so conquistato con la voglia, la grinta, la determinazione e la serietà. Perciò preparare questa partita è stato difficile, però ho avuto una grande risposta da parte dei ragazzi. Veramente chi oggi era a disposizione si è visto una squadra che aveva voglia di vincere, aveva voglia di dare soddisfazione al proprio pubblico, ma soprattutto alla società che sta facendo un buon lavoro e che sta organizzando, riorganizzandosi, e tutti insieme dobbiamo, come sempre, ripeto, perché ogni volta che passo sotto a quel tunnel mi leggo sempre la frase che c'è, e oggi l'abbiamo dimostrato, uniti possiamo tutto, noi stiamo là, perché non dobbiamo guardare lassù, assolutamente, dobbiamo guardare noi, domenica, da domani o da stasera addirittura già mi guardo il latte dolce, perché domenica abbiamo una trasferta insidiosa, che vogliamo vincere e cercheremo in qualche maniera poi di poter regalare soddisfazioni al pubblico e alla società. La società ha gente competente, molto competente, e poi se dobbiamo andare sul mercato ci penseranno loro. Io devo soltanto allenare la squadra che mi viene messa a disposizione. Ma io la continuità, io da quando sono arrivato, quando parlo di idee di gioco qualcuno mi insulta pure, e tra virgolette, perché dice dov'è sta idea di gioco, però come avete visto oggi di fronte avevamo una squadra che, classica squadra da Serie D, che prende e gioca palla lunga e vanno ad attaccare la seconda palla. Invece, come avete ben visto, la Nocerina ha cercato dal primo minuto fino alla fine di giocare a calcio. Lo abbiamo fatto, abbiamo creato, ci sono stati anche momenti di difficoltà che però abbiamo affrontato veramente molto bene. Mister, guardando gli ultimi risultati della Latte Dolce, il prossimo avversario della Nocerina, ci sono stati dei momenti difficili per la squadra sarda. Domenica sicuramente troveremo una formazione che avrà fatto. La Nocerina ne avrà di più? Vabbè, noi per forza, questo qua deve essere l'inizio,
l'inizio del nostro percorso. Poi è normale che c'è anche lo stop nel percorso, però noi dobbiamo prendere l'entusiasmo che avevamo oggi. Io devo essere sincero, io venerdì pomeriggio finalmente ho fatto un allenamento con entusiasmo. Sabato mattina sono arrivato qui, ho visto già un'aria diversa, ho respirato. E oggi la dimostrazione in campo. Non è facile vincere le partite, soprattutto a Nocera, perché quando vengono le squadre avversarie a Nocera è come se l'Empoli va a giocare a San Siro o va a giocare a Torino. Danno sempre il mille per mille. Noi oggi abbiamo vinto una partita molto significativa.